Allora, Fausto Bertinotti, l'ultimo dei comunisti, mi verrebbe da dire. Buongiorno, ben trovato. È stato segretario di Rifondazione Comunista, lo sapete bene. Speriamo di no. Ma di no, non è più comunista? Non mi deluda pure lei. No, speriamo di noi di non essere l'ultimo. Ah, non essere speriamo l'ultimo. Speriamo di non essere l'ultimo. Ah, ok, ok. No, mica non voleva, voleva mettermi in crisi di identità, perché se lei non è comunista, io qua perdo proprio le coordinate. No, assolutamente. Allora, Bertinotti, arriveremo a parlare di lavoro. No, stia tranquilla. Arriveremo a parlare di lavoro. Sempre, sempre. Ho tantissimi collegamenti aperti, tanti casi, tante persone con cui è bene che noi stamattina parliamo, perché sono davvero... è una sorta di discesa all'infari quella del lavoro in questo paese, purtroppo. Mi duole dirlo, ma è quello che racconto. Però prima, lo sai che lei è eccitatissimo, ma è una roba... perché un tempo Bertinotti, devo sapere, che mi diceva no, io ormai sono un libero pensatore, sto a casa mia, che mi inviti a fare? Queste erano le mie discussioni con Bertinotti. All'improvviso Prodi lo evoca ogni due e tre. Salvini fa le interviste stamattina dicendo ma mica posso essere fascista, adesso gliela leggo perché è meravigliosa l'intervista di Salvini stamattina, dice mica posso essere fascista il lunedì e Bertinotti il martedì, cioè è ovunque questo nome di Bertinotti che riappare. Beh, sarebbe meglio il martedì, insomma. Cioè, che lei dice che insomma le piace di più il Salvini bertinottiano il martedì che quello fascista il lunedì. No, lui dovrebbe preferirlo. Ah, è per consiglio a Salvini, preferisci il bertinottismo, caro Salvini. Ma questa cosa che la evocano sempre, perché lei ha detto che per Romano Prodi è ossessionato, è rimasto nel secolo scorso. Sì, mi pare proprio di sì, ma evidentemente ha un grande senso di colpa. Spero che il tempo glielo lenisca. Ah, va bene, ma fammi dire una cosa, lei a proposito dal suo buon ritiro, il metodo Salvini, di cui parlano molti, Letta in primis, ha capito che cos'è? No, affatto, ma neanche sono molto interessato, devo dire. Ah, bene, mi pare di capire che Bertinotti parlare di politica italiana lo appassioni zero, ma sono sicura che...